causa l'infortunio rimediato la scorsa settimana, ha dovuto rinunciare. Qui eccolo qua il tracciato, poi ne parleremo, anzi ne parliamo subito con Mauro Bettin qui con noi. Questo è il tracciato lungo per quanto riguarda i ragazzi, questo lo vediamo, 102 km, 4200 metri di dislivello. Ce lo racconti un po', Mauro, tu che l'hai affrontato e l'hai visto in prima persona tantissime volte. Buongiorno intanto e grazie per aver accettato l'invito di Resport. Sì, buongiorno a voi e buongiorno a tutti quanti. Il tracciato è uno tra i più duri, penso, e anche un po' più tecnici degli ultimi anni. C'è una salita subito dura in partenza. Leo Paz è intanto inquadrato, sicuramente uno dei favoriti, poi ne parleremo più avanti anche con Luca. Scusa Mauro, ti ho interrotto. Sì, sicuramente una salita dura in partenza, ha delle parti tecniche più di altre volte, e alla fine adesso se le stanno giocando verso la fine, che sulla salita che va sulla Col di Varda, penso che sia la selezione naturale. Ho visto un passaggio su in cima, erano tutti assieme, ma c'era una gara molto tirata, come diceva Luca, e tutti che andavano a tutta. Adesso si vedrà, l'ultima ora è quella che fa la differenza. Assolutamente, dicevamo 102 chilometri, erano inizialmente 113, Mauro, no? Sì. Poi ci sono stati apportati alcuni cambiamenti anche su intervento dell'UCI, no? Sì, è stata alleggerita perché sennò probabilmente correvano 6 ore, sì, era esagerata. Alban Lacata ha definito il tracciato un mostro, no? Provandolo ha detto questo è veramente un mostro, quindi se lo dice lui che è campione del mondo in carica, insomma, possiamo anche crederci. Probabilmente no? Se la sentiva, perché anche oggi l'ho visto che era un po' staccato, aveva un paio di minuti. Speriamo per i nostri azzurri, ho visto bene che era rientrato Ragnoli e anche Porro. Si erano accodati i primi, adesso vediamo nelle parti finali se hanno l'energia per fare l'ultimo sforzo, l'ultima parte. Porro, che tra l'altro è campione italiano marathon, titolo conquistato quest'estate a Livigno, proprio davanti a Yuri Ragnoli e a Mattia Longa, quindi insomma è uno che può giocarsi ovviamente le sue gare. Qui siamo alla fase in partenza. Diciamo anche due cose magari, Mauro Bettin, per quanto riguarda il tracciato al femminile, 89 km, 3400 metri di dislivello, un po' più corto, meno dislivello, ma le bellezze paesaggistiche, il tracciato è quello, insomma. Sì, alla fine i luoghi sono uguali, tranne che in più i maschi fanno un giretto in più, una salita in più, ma anche loro hanno un tracciato molto tecnico e molto duro. Ho visto la Landa che aveva già un bel vantaggio e si sapeva che era la favorita, e difatti lo sta dimostrando. Dicevamo tre cime di Lavaredo, il lago di Misurina, tutto nel cuore delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, intanto inquadrato anche, lo avete visto, il sindaco di Auronzo. E per quanto riguarda questo percorso, questo tracciato, secondo te la differenza dove si fa? Come stiamo vedendo, penso nella parte finale, proprio perché viene dopo 3-4 ore di gara e le salite, anche se sono più leggere, sono le più difficili. Perciò la parte finale poi non è scontata, perché sembra tutta discesa, ma ci sono dei tratti in single track, delle piccole salite, e chi ha l'energia lì può fare tanta differenza. Ok, grazie mille. Allora Mauro Bettin, Luca Bramati, qui abbiamo visto la partenza, chi ci mettiamo tra i favoriti? Abbiamo visto inquadrato ovviamente Lacata, campione del mondo in carica, Leo Paez, i nostri azzurri, chi altri ci mettiamo? Medvedev? Lo davano per sicuramente il più in forma, però sai, il percorso così fa tanti morti, perché è veramente definito dai corridori il più duro mondiale che sia mai corso, quindi tutti avevano paura, all'inizio cercavano tutti di tenersi un po' le forze per il finale, adesso vediamo come andrà avanti questo mondiale. E allora vediamo alcuni momenti della fase di partenza, qui torniamo giù, prima la telecamera posta sull'elicottero, ora siamo tornati giù per quanto riguarda questa partenza al maschile. C'è anche Tiago Ferreira sicuramente, che può essere annoverato tra i favoriti, poi ovviamente puntiamo, come ricordava anche Mauro, sul nostro Porro, Yuri Ragnoli, che si è allenato duramente in queste ultime settimane in altura, passo Pordoi, e sicuramente insomma può fare bene. Porro, ricordavamo, campione italiano marathon, è arrivato secondo qualche settimana fa alla Ötztaler Marathon su strada, gara di 240 km e 7 ore, quindi sono abituato a questo tipo di maratone, insomma, come si suol dire, no? C'è anche Avancini, che viene dal cross country, brasiliano. Sì, ha fatto il campionato del mondo 2 settimane fa di cross country e adesso è qua. Infatti è lui che ha fatto saltare un po' il banco, perché all'inizio ha imposto il suo ritmo, e un ritmo da cross country, quindi un ritmo veramente
alto, quindi ha fatto saltare un po' di corridori. Cross country, chi è abituato al cross country, chi fa cross country parte magari un pochino troppo forte, questo può essere, Luca? No, troppo, bisogna vedere il finale, dice il suo giudizio. Sicuramente lui è abituato nel cross country pronti via è una fucilata che tirano, quindi sicuramente lui lo vediamo subito lì davanti nella terza quarta posizione, ma sulla prima salita ha dato veramente una grossa sgasata e ha messo un po' tutti in crisi. Abbiamo ricordato per gli austriaci Alban Lakata, ovviamente campione del mondo in carica, ancora per poco, vedremo se riuscirà a confermarsi. C'è anche Daniel Geismayer, altro austriaco, classe 1989, che sicuramente qui potrebbe fare molto, molto bene, Luca. Sì, anche lui è uno dei corridori che non ha mai vinto tantissimo, però lo danno in forma. Questo è un passaggio veramente bello perché c'è questa ciclabile lungo lago, quindi i corridori si sono sfilati tutti, poi faranno un passaggio su un ponte di legno veramente caratteristico. Mauro Bettin qui anche a dimostrazione di quelle che sono veramente le bellezze paesaggistiche di questa zona Dolomitica, patrimonio dell'UNESCO, no? Ma certamente, penso che le Dolomiti, lo sappiamo già, sono tra le montagne più belle del mondo e qui siamo in centro proprio. Per fortuna è arrivato un bel evento come questo grazie anche a Panighelli e alla macchina organizzativa che ha portato il campionato del mondo proprio qui a far conoscere ancora di più queste bellezze. Inviteremo poi Massimo a dirci due parole, ovviamente a stare qui con noi nel nostro salottino per raccontarci un po' come è nata questa idea del campionato del mondo 2018 in quella di Auronzo di Cadore. Qui intanto ancora tutti insieme, ovviamente partenza che è avvenuta da poco per quanto riguarda la prova al maschile. Ricordiamo partenze differenziate tra uomini e donne, le donne sono partite tre quarti d'ora dopo, ma come abbiamo già ricordato fanno un giro in meno, quindi percorso più corto e con meno dislivello, quindi più o meno, Luca, arriveranno uomini e donne differenziati di non tantissimo, insomma. Sì, sì, poco tempo, infatti vediamo in questa immagine che il nostro commissario tecnico Celestino ha messo davanti un azzurro che è Chiarini per fare il ritmo nel primo pezzo, e questo perché per tenere in fila indiana tutto il gruppo, quindi per evitare i problemi, perché come vedete qui anche questo ponte è in single track, cioè si passa uno alla volta, quindi se ci fosse stato il gruppone sarebbe stato un grosso problema anche per tutti quelli dietro, e magari per togliere gli azzurri da tutti i problemi ha messo davanti Chiarini a tirare. Un Mirko Celestino che sa come si vince una medaglia ai campionati del mondo, è arrivato secondo nel 2010, l'anno in cui Alban Lakata vinse il suo primo titolo mondiale, ancora qui a contenderlo a chi ha qualche anno in meno di lui, l'austriaco, però insomma ancora in grande spolvero. Celestino che è arrivato poi terzo, quindi ha vinto un bronzo nel 2011, nell'anno in cui si impose Christoph Sauser, lo svizzero, e poi Kulavin secondo, e il nostro CT Mirko Celestino terzo. Però l'unico che è riuscito a salire sul gradino più alto del podio è stato il trentino Massimo De Bertolis nel 2004, anno del secondo mondiale marathon, primo staccato da tutto il resto delle altre discipline della mountain bike, quindi poi nessun azzurro è riuscito a salire più, Luca, sul gradino più alto del podio in questa specialità. Sì, Massimo era anche lui un corridore che veniva dal cross country, al tempo non c'erano ancora questa grossa divisione tra specialisti, quindi erano tutti corridori che facevano cross country e dopo, quando c'era l'evento del mondiale, allungavano un po' gli allenamenti e partecipavano, quindi lui correva in una formazione che si occupava proprio di cross country. Quel mondiale fu una grossa sorpresa e comunque se lo meritò tutto, perché è stata veramente una giornata infernale e ha vinto sempre più forte. È sempre una giornata infernale in queste gare, Luca, però diciamocelo. Assolutamente, qualsiasi. I mondiali, penso che l'unica persona, anzi no, forse anche il secondo e il terzo, sono contenti, gli altri sono tutti abbastanza amareggiati perché e affaticati soprattutto, però quello che gioisce sicuramente è chi vince. Abbiamo visto temperatura 15 gradi, umidità 92%, lo abbiamo visto in grafica alla sinistra in basso dei vostri teleschermi, abbiamo visto lì davanti c'era Riccardo Chiarini prima, ricordiamo anche i convocati alla nostra nazionale: Casagrande, Cattaneo, Chiarini, Dal Grande, Failli, Longa, Longo, Porro, non c'è invece Rabenstein come dicevamo, Ragnoli, Ronchi, Salerno e Tronconi, Fumagalli, Gaddoni, Nisi e
Pellizzaro, Jessica Pellizzaro, per quanto riguarda invece le ragazze. Abbiamo parlato poco delle ragazze perché dobbiamo ancora vedere la partenza al femminile, quindi insomma adesso parleremo più approfonditamente poi eventualmente ovviamente anche delle donne, anche delle ragazze. Allora, stiamo seguendo i mondiali marathon di mountain bike da Auronzo di Cadore, i migliori biker della specialità provenienti da tutto il mondo si sfidano dunque per conquistare il titolo iridato detenuto dall'austriaco Alban Lakata e dalla danese Annika Langvad. Lungo questo tracciato che abbiamo ricordato anche con Mauro Bettin prima, davvero spettacolare, la manifestazione riservata agli atleti elite convocati dalle rispettive nazionali e vede impegnati tantissimi campioni in rappresentanza, lo abbiamo detto in apertura di questa nostra telecronaca, di 45 nazioni diverse, e queste sono le immagini che vi arrivano dunque da Auronzo di Cadore per quanto riguarda questo mondiale, che è davvero un momento importante, però un momento, questo va anche detto Luca, che arriva un po' a fine stagione, quindi qualcuno pagherà anche uno stato di forma non perfetto, non eccellente, anche se ovviamente si guarda sempre con tanta attenzione a quello che è l'appuntamento iridato. Sì, beh, ma sicuramente a questi livelli si sanno programmare, quindi i vari preparatori programmano un inizio di stagione forte per fare tutte le gare a tappe lunghe che ci sono all'inizio dell'anno, poi man mano si prendono una pausa e comunque puntano al mondiale, perché tutti i corridori qui sono al 100%, cercano di arrivarci al 100%. Assolutamente, vediamo ancora delle bellissime immagini di queste zone, di questa zona del Bellunese davvero tanto, tanto carina e tanto bella e tanto spettacolare. Ricordiamo lo scorso anno il mondiale in quella della Germania a Singen con Annika Langvad prima al femminile davanti a Sabine Spitz, campionessa di casa, e Gun Rita Dale, che è davvero immortale, Highland, e poi invece al maschile Alban Lakata, Tiago Ferreira e Daniel Geismayer, che dicevamo davano in forma, molto in forma anche per quanto riguarda questo mondiale 2018. Qui rivediamo ancora Luca il tracciato, 89 km, 3400 metri per quanto riguarda le ragazze, insomma le donne dovranno affrontare comunque una gara in ogni caso molto molto dura. A Singen lo scorso anno in Germania era un po' meno dura, era un tracciato quasi più per cross country che non per marathon. Sì, assolutamente, poi da quello che mi hanno raccontato anche le ragazze, queste salite, la differenza è che normalmente una gara di gran fondo ha delle salite dolci, e invece qui gli hanno messo dentro anche del tecnico in discesa, quindi tutti avevano paura di questo, cioè loro sono più abituati a pedalare sulle strade bianche così, invece qua ha messo dentro anche boschi, ha messo dentro pietraie, quindi devono avere una preparazione tecnica in bicicletta anche non indifferente. Infatti la Langvad comunque è vice campionessa del mondo di mountain bike cross country, esattamente, bene fatto a ricordarlo. Qui vediamo le nostre azzurre inquadrate poco prima della partenza, avremo modo poi di entrare nel dettaglio. Rimanendo su le città che hanno ospitato e ospiteranno i campionati del mondo marathon e mountain bike, il prossimo anno sono in Svizzera, ieri l'hanno anticipata la presentazione nel corso della conferenza stampa qui ad Auronzo. Che tipo di tracciato sarà quello del 2019? Guardiamo un po' avanti, Luca. Ma quello che hanno fatto vedere ieri nel filmato è un tracciato alla Svizzera, quindi radici, pietraie, molto tecnico anche quello. Sicuramente speriamo per gli atleti che non vogliono superare come durezza il nostro e quindi fare un percorso molto duro, però lo scenario è veramente delle montagne svizzere, quindi uno scenario bellissimo. Hanno presentato in un filmato in 2 minuti dove si vedeva veramente del tecnico. Tu dici un tracciato alla Svizzera, ricordiamo che al maschile la Svizzera nel medagliere ha vinto 6 ori, 2 argenti e 3 bronzi, davanti all'Austria con 3 ori, 4 argenti e 1 bronzo, e il Belgio con Paulis che ha vinto 2 volte l'oro, 2 ori, 1 argento e 1 bronzo. L'Italia è quarta nel medagliere di sempre dei campionati mondiali in marathon con 1 oro, quello di De Bertolis che abbiamo ricordato, 1 argento, quello del nostro CT Celestino, e poi 2 bronzi. E tra chi ha vinto più medaglie ovviamente
ad oggi, Alban Lacata, Treori e Sauser, anche Treori per quanto riguarda la Svizzera. Al femminile guida, grazie ovviamente a Gunnar Rita Dale, la Norvegia, 6 ori nel medagliere generale, un argento e un bronzo davanti alla Danimarca, la Svizzera, e Gunnar Rita Dale che ha vinto 6 volte il campionato del mondo, una volta è arrivata seconda, una volta è arrivata terza, ha vinto anche la medaglia alle Olimpiadi. Meglio di così non si può davvero fare, e questo era anche per ricordare un pochino quelli che sono gli allori vinti fino ad oggi dalle varie nazioni e dai vari atleti ed atlete che prendono parte a questi campionati del mondo. Ci ha raggiunto Tatiana Pais Becker, che è la prima cittadina di Auronzo. Allora, per voi sicuramente un orgoglio ospitare questi campionati del mondo. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. È un grandissimo orgoglio poter ospitare nel comune di Auronzo di Cadore i campionati del mondo marathon di mountain bike. Ricordo che Auronzo di Cadore è il paese delle tre cime di Lavaredo, l'unico dal cui centro abitato si possono ammirare in tutta la loro bellezza. È il paese che nel 2009 ha ospitato la cerimonia di intitolazione delle Dolomiti a patrimonio dell'umanità, e abbiamo anche tre bellissimi laghi, il lago di Santa Caterina, di Misurina e di Antorno. Quindi si tratta davvero di un mondiale di mountain bike che si svolge su un tracciato unico al mondo, al cospetto di cime dolomitiche come i Cadini, le Marmarole, il Cristallo, i Sorapis, e credo che questo sia un valore aggiunto sicuramente anche per gli atleti. Auronzo, che è anche una città molto sportiva, avete tante attività dall'hockey al calcio giovanile, fino avete ospitato per esempio 4 volte l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia. Insomma, è una città che guarda molto allo sport, così come il Veneto negli ultimi anni ha guardato molto allo sport, e anche la provincia di Belluno, che si appresta ad ospitare nel 2021 i campionati del mondo di sci in quel di Cortina, e forse lo vedremo nel 2026 sempre a Cortina una porzione delle Olimpiadi. Speriamo che si possa davvero ospitare anche le Olimpiadi, sarebbe un grandissimo rilancio di tutto il territorio delle Dolomiti e soprattutto della provincia di Belluno, dove il 40% delle Dolomiti, vorrei ricordare, sono proprio nel nostro territorio. Auronzo ha moltissime associazioni sportive, ha una grande tradizione sportiva, quest'anno ha ospitato anche gli europei di canoa durante il mese di giugno, da 11 anni ospita il ritiro di una squadra di Serie A che è la Lazio, da alcuni anni anche insieme alla SPAL, quindi l'unico paese credo in Italia che ospita due squadre contemporaneamente, e quest'anno abbiamo anche ufficializzato la candidatura a Town Europea dello Sport 2020, che è stata presentata a ACES Europea, alla Commissione Europea, quindi ci crediamo molto al binomio sport-turismo. Assolutamente, turismo. Intanto abbiamo visto inquadrato Howard Groth, Stati Uniti d'America, che è il battistrada nella prova maschile, ma qui siamo ancora alle prime battute, insomma manca ancora tanto, no? Ma con tutto questo sport che si fa da queste parti, penso la domanda è d'obbligo: ma il sindaco è sportivo o guarda e basta? Sportivo sì, non magari mountain bike, però mio padre guida alpina, quindi mi ha portato ad arrampicare da quando ero piccolina, e anche era maestro di sci, quindi lo sci forse è il mio sport preferito in assoluto. Quindi il percorso non l'ha provato il sindaco? Il percorso l'ho provato a piedi, ma non certo. Auronzo, tra l'altro, un comune di 3.300 abitanti, però molto molto esteso, no? Perché si arriva appunto dal cuore, da dove vi parliamo adesso, gentili telespettatori, fino al lago di Misurina, insomma è un alle tre cime, un territorio davvero molto esteso. È il terzo comune del Veneto, un territorio di 220 km quadrati, il centro abitato è lungo ben 8 chilometri, quindi davvero un territorio esteso, e credo anche che sia un grande privilegio poter essere nati in un comune come il nostro, e soprattutto poterci vivere. E l'invito è per le giovani generazioni, speriamo che possano trovare lavoro e abbiano opportunità per continuare a vivere qui. Magari con lo sport. Certo, il comune di Auronzo sta investendo molto anche sulle ciclabili, vorrei ricordare la ciclabile Auronzo-Misurina che è stata inaugurata lo scorso anno, però c'è un nuovo progetto con un finanziamento di 16 milioni dei fondi ODI che prevede il prolungamento della ciclabile. I fondi ODI sono i fondi dei comuni dei confinanti. Comuni di confine. Certo. Quindi c'è un progetto di area vasta che comprende anche altri comuni, e si prevede di prolungare la ciclabile da Auronzo fino a Carbonin, collegarsi quindi con la Dobbiaco Lienz, e da Auronzo verso il centro Cadore, quindi completare l'anello da Venezia alle Dolomiti e poi all'Austria. Howard Groth, intanto il leader della gara maschile, Stati Uniti d'America, ma qui c'è ancora tanto tantissimo da pedalare prima di arrivare sul traguardo di Auronzo, da dove, lo ricordiamo, partono, sono già partiti meglio i mondiali e arriveranno i mondiali. Grazie allora al sindaco Tatiana Pais Becker, che è stata qui ospite con noi, ci ha raccontato un po' cos'è Auronzo e perché hanno scelto di ospitare questi campionati del mondo, quarta volta in Italia, e sicuramente una medaglia anche questo, no, per il nostro paese.
Assolutamente sì, intanto vediamo la fatica che stanno facendo a salire, ma soprattutto la tecnica che deve usare. Vedete che bicicletta dritta, corpo che va a cercare l'equilibrio per stare in bicicletta, fanno fatica veramente a scollinare. L'americano è partito forte, troppo forte, perché comunque lo vedete già che fa fatica, mentre dietro c'è un bel gruppo che è il gruppo, diciamo, di quelli che faranno la gara dopo, degli attendisti, sono quelli che hanno più esperienza per il fondo e quindi escono con calma durante tutta la gara. Cross countryisti abbiamo detto, ci sono anche le cross countryiste. Kate Courtney, campionessa del mondo a Lenzerheide, è qui per fare questa gara. Poi c'è Annika Langvad, prima proprio lo scorso anno, e poi a Yolanda Neff. Non c'è invece, che era attesa qui, sarà invece martedì al via ad una nuova gara sul lago di Garda della nuovissima Women's Lake Garda Classic, che parte e arriva ad Arco in Trentino, ma c'è con Rita Dale, Sally Bigham, Katarzyna Sosna, insomma sicuramente in questo, tra questi nomi salterà fuori con tutta probabilità la nuova campionessa del mondo. Beh sì, assolutamente sì, ci sono le migliori al mondo delle gran fondo, quindi io metterei anche la nostra Nisi, la nostra Fumagalli, certo. Comunque durante la stagione si sono veramente ben comportate e quindi le metterei anche loro nelle favorite. Assolutamente sì, anche Cristina Coleman e certamente la nostra Mara Fumagalli, che tra l'altro è reduce dalla bella vittoria domenica scorsa della Val di Fassa Marathon, proprio davanti a Coleman e Blasa Pintaric, quindi insomma potrebbe regalarci belle emozioni. La Nisi toscana, che però ormai vive e si allena a Savona, se non erro, è stata la migliore azzurra lo scorso campionato del mondo in quel della Germania, tredicesima vado a memoria, e sicuramente insomma potrebbero regalarci qualche acuto in questa giornata. Noi speriamo per i colori azzurri, noi speriamo per le ragazze e i ragazzi del CT Mirko Celestino, speriamo però soprattutto che sia una gara particolare. Qui i mondiali di Auronzo di Cadore rappresentano la quarta volta che questa competizione, come ricordavamo, viene ospitata dall'Italia, lo vedete appunto dalla grafica, Villa Bassa, Montebelluna, Selva di Gardena e poi appunto Auronzo di Cadore, abbiamo avuto modo di ricordarlo in corso di telecronaca, grazie in ogni caso ai ragazzi della grafica che ci supportano con queste informazioni ulteriori. Vedete intanto che l'americano comincia a guardarsi indietro, quindi sta già aspettando il gruppo degli inseguitori che gli rientra, vuol dire che la benzina sta già finendo, ha fatto la sua apparizione lì davanti in testa al mondiale e quindi adesso arriveranno i big veri. Infatti ha avuto l'onore delle inquadrature Rai, ha avuto l'onore delle inquadrature da parte della TV, però non penso che vincerà il campionato del mondo. No, diciamo che sono corridori che lo sanno, magari si mettono in mostra giustamente, quindi farsi vedere in testa al mondiale in diretta è sempre una bella cosa. Quindi ha fatto la sua apparizione, giustamente, sicuramente non vincerà il mondiale. Ricordiamo anche, parlando di atleti e atlete davvero particolari, davvero famose, con Rita Dale, qui è stata alla quale è stata dedicata anche una nuovissima discesa 10+1 in onore appunto delle 10 medaglie vinte ai mondiali di tutti i colori, più uno vinta alle Olimpiadi, insomma non è poca cosa. Sì, beh, penso che sia 2004 ad Atene, no? L'oro. Sia la donna più medagliata nel mondo della mountain bike. Noi dalla nostra parte abbiamo la Paola Pezzo, che ha vinto 2 Olimpiadi, tra l'altro le prime 2 Olimpiadi della storia, quindi secondo me le più importanti. Dolci ricordi. Sì, secondo me le più importanti, perché la prima Olimpiadi è quella che non si scorda mai, si dice. Quindi io a Atlanta c'ero con lei, ho visto un po' tutta la preparazione e l'entourage. Sicuramente nella mountain bike lei resta sempre una delle più grandi. La Dalle è quella che ha continuato, perché comunque c'era già Atlanta, comunque le ha fatte tutte. Classe 73, sì. 45 anni, 25 anni, 73, come si fa a correre, ecco qui la grafica che ancora una volta ci viene incontro, come si fa a correre così ad altissimi livelli a 45 anni, Luca? Beh, quest'anno ha vinto ancora una prova di Coppa del Mondo di cross country, l'assurdo è quello, quindi a 45 anni.
deve avere una grande motivazione, deve aver corso prima con la testa, vuol dire che non sei stata sfruttata al 100%, perché per durare così tanto devi avere lasciato del serbatoio, delle energie, ma soprattutto la mentalità, perché per correre a certi livelli devi avere la testa. Lei a quell'età lì, si è lì ancora a lottare e a vincere, vuol dire che ha una grande motivazione e una grande testa. Howard Groth ancora in testa per quanto riguarda la gara maschile. Queste sono le immagini che vi arrivano dalla zona di Auronzo di Cadore, dal Cadore, dal Bellunese. Guardate i paesaggi, guardate le montagne, queste Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO. Tu ricordavi una cosa importante: le prime Olimpiadi non si scordano mai. Io volevo chiederti, Luca, come e quanto è cresciuto da quelle prime Olimpiadi la mountain bike in tutte le discipline, ovviamente non solo nella marathon, no? Perché ha avuto veramente un vero e proprio boom. Oggi forse ci sono anche fin troppe gare, parlo del nostro paese, e a rischio di dispersione in qualche modo anche per quanto riguarda gli atleti, insomma. Sì, diciamo che le gare sono cresciute tantissimo, ma la cosa bella, io adesso frequento tutta la parte giovanile perché ho due figli che corrono e quindi sono giovani, frequento i giovani, ci sono una marea di giovani, quindi una volta quando correvamo noi il giovanile non esisteva, perché veramente erano intregati dietro. Adesso invece c'è un bacino, un serbatoio che sarà quello che ci servirà nel proseguo, quindi abbiamo veramente dei talenti, dei ragazzini veramente bravi che devono crescere. Che infatti quello è il problema, che devono crescere senza fretta, però vuol dire che comunque tutto il settore sta crescendo e questo ci fa solo che piacere. Assolutamente, in tanti anni è cresciuto, è importante che ci siano questi giovani dietro che spingono, no, le nuove generazioni, il ricambio è sempre importante in ogni disciplina sportiva, su questo non ci piove. Assolutamente, poi la federazione comunque è ben attenta anche a questo, quindi soprattutto Celestino, da quando c'è stato il cambio e abbiamo cambiato il commissario tecnico, secondo me abbiamo dato veramente nuova vita a tutta la mountain bike, perché lui con l'entusiasmo lo vedi in tutte le gare, lo vedi nelle gare giovanili, lo vedi ovunque, e quindi fa solo del bene e fa solo crescere la mountain bike. Questo è importante. Howard Groth, ancora la sua fatica, la fatica del numero 45 per quanto riguarda la gara maschile. Dicevamo Gunnar Riddadale prima, campionessa del mondo nel 2004, nel 2005, nel 2006, nel 2008, nel 2013, nel 2015. Forse me ne sono perso uno, no? Sono tutti quanti, sono le 6 medaglie d'oro che ha vinto. Fa davvero impressione, è un curriculum, è un palmarès davvero unico e incredibile. Qui la difficoltà e vediamo anche lo sterrato con queste pietre, insomma. Questi sono i pezzi che i gran fondisti non sono abituati, quindi questo è un pezzo molto molto tecnico, vedete proprio allo scollinamento, infatti vediamo che qualcheduno metterà giù i piedi, perché la fatica oramai comincia a sentirsi, perché la salita è stata lunga, le energie cominciano a mancare e si fa fatica a scollinare, quindi ci vuole della tecnica, infatti vedi che spingeva ma usava anche l'equilibrismo per stare in piedi. I rapporti qui, che tipo di rapporti si usano, Luca? Per andare un po' più nel dettaglio, so che gli amatori ci guardano sempre anche con grande interesse per capire che tipo di attrezzatura ovviamente utilizzano i campioni, che tipo di rapporti, che tipo di alimentazione anche alle volte, no? Assolutamente sì, infatti ieri ho fatto un giro un po' da tutti gli amici delle nazionali per vedere un po' le differenze. Penso solo Medvedev si è azzardato ad usare il 36, tutti gli altri sono da 34 davanti con la monocorona e addirittura tanti per salvare la gamba vanno di 32, quindi c'è un po' una differenza. A livello di gomme invece sono quasi tutti sul 225 per togliersi un po' i problemi delle forature. Infatti per essere un po' più tranquilli su queste rocce usano quasi tutti il 225 come gomma.
Florian Vogel con il numero 41, lo svizzero, abbiamo visto anche Urs Huber, l'altro svizzero con il numero 6, col 48 Ole Hem, norvegese, con il numero 15 Jochen Kass, questi alcuni degli atleti. Samuele Porro con il numero 5, eccolo qui in vedete l'italiano questo che momento scollina a piedi perché ha sbagliato la traiettoria e quindi è dovuto scendere e spingere sulla bicicletta. Questi pochi metri fatti a piedi purtroppo rovinano le gambe, nel senso che comunque si fanno sentire, perché sono dei metri dove il muscolo fa un gesto diverso dalla pedalata e quindi lo senti. Adesso è passato Ragnoli, Yuri Ragnoli. Altri passaggi con il 26 Pericles, Ilias Pericles, che ha vinto un campionato del mondo. Il greco è stato primo nel 2012 davanti a Moritz Milatz Moritz, che è un tedesco, e Christian Hinaek, il ceco. E qui ancora le bellezze impareggiabili delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità. Ricordavamo grandi eventi qui in questa zona del Bellunese, delle Dolomiti, il Mondiale Marathon di mountain bike è uno dei grandi eventi di caratura internazionale che va ad aggiungersi, come ricordavamo, a quelli programmati su queste montagne venete, come i mondiali del 2021 di sci a Cortina, la candidatura della stessa Cortina alle Olimpiadi invernali. Johnny Cattaneo con il numero 87, lo abbiamo visto passare, è veramente qui bello vedere la fatica di questi atleti, e ancora non è la parte più impegnativa. Assolutamente no, è la prima salita, quindi hanno appena cominciato la gara. Sicuramente la cosa brutta di questi ragazzi è che nessuno di loro si può godere questo panorama. Il panorama se la godranno gli atleti di domani, che faranno la 3 Epic, che la fanno con dei ritmi totalmente diversi, con molta più tranquillità, e si possono godere veramente queste montagne. In difficoltà anche Alan Hutterly, il sudafricano, che abbiamo visto scendere anche lui per spingere la bici. E poi altri passaggi ancora, Mark Stutzman, altro svizzero che è appena passato, e arrivano altri atleti in una zona che già mette a dura prova i polpacci e i polmoni di questi atleti top elite che si giocano qui il campionato del mondo, in quella di Auronzo di Cadore. Poi si respira, si va lungo la pista da sci. Questa è una bella discesa, infatti vedete che chi è abituato a affrontare le piste da sci in discesa sull'erba, ma purtroppo ci sono anche le buche, infatti vedete la fatica. La posizione degli atleti, vedete che non seduto sulla sella, alzato, e usa le braccia come ammortizzatori e quindi fa correre la bicicletta. Sicuramente andare in discesa lì si va minimo 60 all'ora su una pista da sci, quindi bisogna fare tanta attenzione. Roberto Baumartin col 55, spagnolo, anche lui giù dalla bici a spingere prima di affrontare questo tratto in discesa. E anche qui, come su strada, ci sono gli specialisti per la discesa e chi invece ha un pizzico di paura in più, o anche una postura, come ricordavi tu, diversa, che magari non gli permette di guadagnare in discesa, no Luca? Sì, seconda salita invece si sono un po' raggruppati, hanno i cross countryisti si sono dati una calmata e quindi vedete che hanno fatta più regolare, più al passo. Infatti il maglia gialla è Avancini, che è il famoso che ha fatto la gara di cross country, e lì anche lui tranquillo si è messo in mezzo al gruppo, e qua respirano tutti, sicuramente ne approfitteranno per mangiare già, perché se non mangi una gara così lunga la benzina finisce, e quindi è importantissimo sia alimentarsi e sia bere tanto, perché comunque il caldo si fa sentire anche oggi. Siamo sulla testa della corsa maschile, come vedete anche dalla grafica in sovraimpressione. Christian Hinek, Repubblica Ceca, è lì intanto a guidare tutto il gruppo. Tu ricordavi, importante mangiare, importante idratarsi in questa gara. Ricordiamo 15 gradi, cielo terso con qualche nuvola, lo vedete anche da queste bellissime immagini. Gentili telespettatori di Rai Sport, che vi stiamo trasmettendo mondiali mountain bike marathon da Auronzo di Cadore in provincia di Belluno. In questo momento stiamo seguendo proprio la gara maschile, ricordiamo il percorso del campionato mondiale misura per gli uomini 102 chilometri, erano 113 per la gara maschile, con 4200 metri di dislivello. Sono 89 chilometri, erano previsti 98 chilometri in un primo momento,
1500 e 3400 metri di dislivello, invece per la gara femminile e si toccano, lo ricordiamo ancora una volta, scorci di grande bellezza come le Tre Cime di Lavaredo, il Lago di Misurina, tutto il cuore delle Dolomiti che qui offrono davvero il meglio per quanto riguarda questa incredibile giornata di sport, perché dall'altra parte delle Tre Cime di Lavaredo sta andando in scena la Traizin Alpenrun, che è la corsa delle Tre Cime, corsa in montagna, quindi insomma grande sport quest'oggi qui in questa zona. Urs Huber con il 6 ora è passato a guidare la gara al maschile, Urs Huber che è uno svizzero classe 1985, poi via via tutto il gruppetto dei migliori che ha già fatto il vuoto alle sue spalle. Però sì, Luca, questo gruppetto sono in 20 e questo ritmo tranquillo ha fatto rientrare anche 4 dei nostri atleti azzurri, infatti Tronconi, Casagrande, Porro e Ragnoli si sono accodati e li abbiamo visti dietro questo gruppo di migliori, perché qua ci sono veramente tutti: Avansini, Paes, Ragnoli, Tiago Ferrero, Porro, quindi tutti i migliori, quelli che si giocano il mondiale sono qua dentro. Martino Tronconi, che abbiamo visto in precedenza a spingere la bici, che si sta comportando davvero molto bene, secondo alla Hero dietro a Leo Paes, in grande crescita Tronconi in questo 2018, e poi Porro, Ragnoni, insomma i nostri ci sono, possono ancora dire la loro, e quanto si augurano i tanti spettatori che vediamo qui, ma abbiamo visto anche prima nell'altro passaggio. Qui siamo nella zona del Lago di Misurina e si va verso l'Alto Adige, no? Diciamo, ricordava il sindaco, un comune davvero molto molto lungo, il terzo comune più grande per quanto riguarda le dimensioni in chilometri quadrati di tutto il Veneto, quindi insomma pur avendo solo 3300 abitanti. Qui vediamo ancora le immagini dall'alto che ci fanno vedere appunto il comune di Auronzo di Cadore e tutte le bellezze paesaggistiche naturalistiche di questa incredibile zona Lago di Misurina, qui dove stanno per l'appunto arrivando i concorrenti. Abbiamo visto prima c'era Urs Huber, lo svizzero, l'elvetico numero 6 a guidare la gara. Intanto si sta riempendo anche la tribuna qui di fronte alla nostra postazione, caro Luca, stanno arrivando gli spettatori, il pubblico si aspetta poi ovviamente l'arrivo della gara, in primis quella maschile, poi come ricordavamo arriverà anche la gara femminile non troppo dopo, perché le donne hanno un percorso comunque più corto rispetto ai maschietti. Eccolo qui allora altri passaggi, abbiamo visto Martin Frey, il tedesco che guidava il drappello di inseguitori per quanto riguarda la prova al maschile. Luca, questi azzurri erano Longo e Chiarini che inseguivano, abbiamo visto prima un gesto che vorrei chiarire, perché sicuramente ci sarà qualcuno che lo ritiene brutto, un atleta ha buttato una carta per terra, tranquilli perché ci sono gli addetti apposta, infatti loro il rifornimento lo prendono lì e ci sono degli addetti che raccolgono le carte. Se un corridore mangia fuori dalla fit zone, sicuramente la carta se la mette in tasca e se la porta fino all'arrivo, non sporcano le nostre montagne. La salita Valbona al Lago di Misurina, allora ancora sulla gara al maschile, qui vediamo inquadrato Daniel Geismayr, l'austriaco di da dietro con il dorsale, in questo caso numero 10, siamo sul gruppetto dei migliori, su coloro che si contendono almeno per il momento la vittoria finale, il titolo iridato, quella maglietta davvero tanto importante, anche se Luca Bramati ieri diceva è una gara come tutte le altre, insomma un po' diversa. Allora, una gara come tutte le altre da preparare, sicuramente il campione del mondo è il campione del mondo e in un giorno questo campione del mondo ha la maglia che porta tutto l'anno, quindi il simbolo del campione del mondo non è poca cosa, no, è unico e quindi è importantissimo, sicuramente tutti se la devono giocare, ma la tranquillità è come affrontare una gara normale. Assolutamente, è anche vero che il campionato del mondo torna tutti gli anni, ci si può rifare, insomma si può provare almeno a rifarsi, no? Se non sei troppo vecchio sì, assolutamente. Però, un Rita Dale ci insegna che si può sempre fare, insomma, no? Visto che ha 45 anni sta ancora vincendo, quindi insomma la possibilità c'è sicuramente. Assolutamente, però la Rita Dale è unica, infatti comunque ci sono varie possibilità nella vita sicuramente, però bisogna sempre cercare di sfruttare al meglio possibile quando sei lì davanti. Infatti vedete ancora Avansini
il brasiliano che tira, è stato lui oggi a far saltare il banco, vedete l'austriaco che sta mollando, Geismeier, sì, sì, che sta mollando il gruppo, perché ha fatto veramente, tra lui e Medved hanno fatto veramente un ritmo altissimo. Non dimentichiamoci che l'austriaco è campione nazionale di mountain bike marathon 2018, lo è stato anche nel 2017, sicuramente uno dei più giovani talenti della marathon mondiale, che inizia a mettersi in mostra nelle gare a tappe come la Bike Transalp, dove è giunto secondo nel 2014, poi vittoria di tappa alla Cape Epic nel 2015, nel 2016 è salito sul gradino più alto della Bike Transalp, che poi ha rivinto anche nel 2017. Insomma, stiamo parlando veramente dell'eccellenza, no? Sembra che si sta staccando e sembra subito che sia un campione nella normalità. Non è così. Qua abbiamo anche la Bike Cam intanto, sì, che sta seguendo. Infatti stavo dicendo che abbiamo visto un gesto particolare, c'era una persona che cambiava la bicicletta. Non è un atleta, perché agli atleti è vietatissimo assolutamente ricevere qualsiasi intervento dall'esterno se non in fit zone, quindi c'era una persona addetta pronta a cambiare la bicicletta al cameraman, quindi queste immagini le vedete direttamente da una bicicletta, quindi come loro vedono esattamente quello che vedono i corridori. E per regalarvi appunto un po' anche quelle che sono le emozioni, intanto ancora Daniel Geismeier a chiudere il gruppetto degli uomini che sono, lo vedete dalla grafica, in testa a questo campionato del mondo 2018 mountain bike marathon. Allora qui si affrontano questi passaggi, percorso con delle caratteristiche particolari, con molti single track, alcuni punti di intersezione che tra l'altro hanno fatto partire anche in orari diversi proprio anche per questo, uomini e donne, e tra l'altro c'è anche la possibilità, lo ricordiamo, di correre domani per gli amatori. Non è la prima volta che succede ai mondiali, di solito si faceva tutto in una giornata, era già successo proprio anche a Villabassa nel 2008 quando il mondiale si svolse al sabato e poi gli amatori gareggiarono invece la domenica, e dunque amatori che domani saranno impegnati su questi tracciati, su questi single track che vediamo anche adesso, tre i percorsi per la precisione, la Varedo 90 di 89,9 km con 3046 metri di dislivello, Misurina 70 di 76 km con 1950 metri di dislivello e Cadini 60 con 65 km e 1590 metri di dislivello. Insomma, Luca, non si scherza neanche per gli amatori. Assolutamente, infatti vedete la difficoltà dell'ultimo austriaco a tenere la bicicletta, a un certo punto gli è perfino partito un piede e quindi è andato veramente in difficoltà. Adesso fa fatica a tenere le traiettorie, soprattutto sulle curve gli si allarga la bicicletta e va sempre a fine, ecco vedete, a fine corsa delle traiettorie, al limite delle cadute, quindi stanno comunque rischiando parecchio, stanno mollando a tutta. Anche il nostro cameraman è un bel manico, perché gli sta lì tranquillo, però si vede la difficoltà che hanno questi ragazzi, quindi soprattutto per domani state attenti, perché domani gli amatori dovranno affrontare queste discese, affrontatele con tranquillità, perché le gare il tempo si recupera in salita, non in discesa, non rischiate, non fate i pazzi, perché non serve. Bravissimo Luca, questo sottoscrivo, firmo e protocollo, perché sicuramente è bello affrontare una gara, è bello divertirsi, è bello anche tornare a casa con le proprie gambe, è facile farsi del male, non farsi qui del male, assolutamente, ecco, infatti, quindi ognuno deve conoscere quelli che sono i propri limiti e affrontare una prova del genere nelle migliore dei modi, lo ricordiamo, insomma, percorsi da 90-70 km con oltre 3.000 metri di dislivello non sono comunque uno scherzo. Infatti vedere questi professionisti, perché questi sono tutti professionisti, essere in difficoltà sul tracciato fa capire la difficoltà che trovano, quindi dovete stare attenti e usate la testa. Quello sempre, in ogni caso, e questo è il bello dello sport, si può fare sport solo se si accende il cervello, dice Adam Ondra, grande arrampicatore sportivo, senza cervello non si arrampica e non si fa sport, vale anche per la mountain bike ovviamente. Questo è un bel tratto molto tecnico, perché vedete che si è creato del fango, quindi il sentiero è molto scivoloso, vedete come fanno fatica anche loro a guidare la bicicletta si muove e bisogna saperla domare, quindi bisogna fare molta attenzione, perché vedete che dalla parte sinistra c'è lo strapiombo, quindi bisogna stare attenti anche a quello.
sicuramente è una discesa molto molto divertente. Luca, hai fatto bene a sottolinearlo, c'è stata un po' di pioggia nel pomeriggio di ieri, poi stanotte, ieri sera nelle prime ore della notte, non tanta pioggia, però quella è tanto che ha formato un po' di fango anche in questa zona, su questo sentiero, quindi ovviamente cambia la guida, cambia il modo di affrontare questo tratto da parte di questi campioni. Sì, infatti la difficoltà di affrontare una gara così lunga è quello che ci sono varie terreni da affrontare, varie caratteristiche, quindi ci sono la strada bianca dove lasci un po' più correre la bicicletta, ma quando trovi questo fango devi stare attento perché la bicicletta è difficile da tenere, quindi è quello il bello anche di fare le gran fondo, poter trovare e poter guidare su tutti i terreni. Luca Bramanti, ti sei fatto intanto una ideuzza su chi potrebbe andare a vincere questo campionato del mondo, così? Ma io, il mio favorito è Medved, poi vediamo, la gara è lunga e vediamo com'è, sicuramente è lì davanti, la sta gestendo bene, però le forze possono mancare a tutti, quindi sulle gare lunghe è sempre un'incognita. Alexei Medvedev, che ha vinto a Spilimbergo il campionato europeo per la sua seconda volta, quindi insomma in grande spolvero quest'anno, ha vinto domenica scorsa proprio la Fassa Marathon in quella della Val di Fassa in Trentino, in preparazione proprio di questi campionati del mondo. Intanto qua guardiamo la guida di Daniel Geismayr, austriaco, classe 1989, che abbiamo ricordato campione nazionale di mountain bike marathon sia nel 2017 sia quest'anno 2018. Come sta affrontando? Sembrava in difficoltà, rimane comunque lì incollato ai migliori, anche se qualcosina ha pagato, insomma. Sì, è in difficoltà su questo tratto perché lui ha una front, c'è anche da dire questa differenza, che su queste gare c'è chi usa la full, quindi la biammortizzata, che riesce a far correre un po' di più la bicicletta e soprattutto riesce a salvare un po' più di energie, perché comunque la full, lavorando sui sassi, riesce a darti più comfort e arrivi all'arrivo più fresco, e c'è chi invece predilige la leggerezza della bicicletta, quindi la performance pura in salita, e usa la front. L'ultimo atleta austriaco sta usando una front, infatti lo vediamo un po' in difficoltà rispetto agli altri. E questa è una notazione davvero importante, ricordiamo che il tempo vincente si aggira intorno alle 5-5 ore e mezza sia al maschile sia alle donne, proprio perché le donne sono partite dopo, hanno percorso un tracciato più breve, lo ricordava anche Gun Ritadale, ci sono molte salite ripide ma pedalabili, solo in uno o due punti è necessario scendere dalla bici, sottolineava proprio anche Gun Ritadale, la campionessa. Intanto qua l'avete visto, siamo nella zona del rifugio alpino, che ha testato, campionessa norvegese Gun Ritadale, che ha testato il tracciato per l'UCI. Intanto ci ha raggiunto l'assessore regionale allo sport Cristiano Corrazzari, buongiorno, ben trovato. Ben trovati a tutti, è veramente un momento meraviglioso questo per la montagna veneta. Si sta godendo la gara con noi in questo momento? Assolutamente sì, una gara tra l'altro avvincente che vede protagonisti non solo gli atleti ma il tantissimo pubblico e tanti volontari che hanno contribuito a realizzare questa manifestazione, e protagonista soprattutto la nostra montagna, che è un campo gara perfetto e che penso rappresenti in tutto il mondo la bellezza dei nostri luoghi e anche di come questa sia una terra vocata allo sport. Attraverso lo sport si possono ottenere dei risultati formidabili anche in termini di promozione della nostra perla, delle nostre Dolomiti tutelate dall'UNESCO e che sono anche oggi il campo gara di un mondiale. E sono una partenza questi campionati del mondo di mountain bike marathon verso altri lidi, verso i mondiali 2021 di Scia Cortina, e forse, come dicevamo col sindaco di Auronzo poco fa, forse anche per le Olimpiadi invernali 2026. Stiamo lavorando per questo, assolutamente, Presidente Zaia, Governo, tutti stiamo cercando di fare veramente squadra per proporre un'offerta che sia credibile e che sia vincente. Noi ci crediamo tantissimo, questa è una terra di sport, è una terra di sportivi e merita di avere grandi eventi. Tutto nella zona del Bellunese, tutto nella zona di montagna, forse anche a dimostrazione che la regione non dimentica le zone di montagna e non guarda solo a Venezia e al mare. Assolutamente, la nostra montagna ha una potenzialità incredibile dal punto di vista dello sviluppo turistico e dello sviluppo soprattutto di quelle discipline sportive che sono alla portata di tutti e che ti fanno conoscere un territorio meraviglioso. Già oggi è evocatissima in questa direzione, abbiamo avuto manifestazioni sportive nelle più svariate discipline legate alla natura, al
territorio alla montagna, si presta perfettamente, dobbiamo dotarle di strutture adeguate e soprattutto dare forza a quel movimento sportivo che vuole sempre crescere di più ma che ha bisogno di avere le istituzioni a proprio fianco. Noi ci siamo. Si sale intanto verso Monte Piana, è la seconda volta che la Veneto dopo Montebelluna ospita questi campionati del mondo mountain bike e marathon. È anche un modo per testare quelli che sono i comitati organizzatori e che magari in vista di Olimpiadi come quelle del 2026 potrebbero essere particolarmente utili, cioè personale preparato per i grandi eventi sportivi. Assolutamente, queste grandi manifestazioni non si possono improvvisare, occorre anche la professionalità, la dedizione, la tenacia, l'affidabilità, direi tutte caratteristiche che i comitati organizzatori devono offrire. In Veneto hanno dimostrato di saper lavorare bene e vogliono continuare a migliorarsi ulteriormente, perciò noi siamo fiduciosi che questo sia anche un banco prova per i grandi eventi che ci attendono. Grazie all'assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari che è stato qui con noi, in bocca al lupo ovviamente sia per i mondiali di sci 2021 sia per le eventuali, speriamo sia così, Olimpiadi non solo a Cortina ma anche a Milano e Torino. Crepi il lupo e noi ci crediamo. Grazie mille ancora, Luca. Intanto la gara si sta accendendo, Paez che sta facendo un gran ritmo, Medved prima erano in due, Avansini che era un po' in difficoltà, adesso si sono dati una calmata, infatti vedete che si sono ancora riappallati, hanno fatto un po' un gruppetto, però sempre Paez che ci crede e sta facendo veramente un forcing altissimo. I nostri azzurri sono in due dietro che inseguono, sono lì a 50 metri, speriamo che calino un attimo il ritmo e possano rientrare. Assolutamente, la speranza che anche i nostri azzurri possano essere protagonisti, su questo non c'è il minimo dubbio. Leo Paez, leggevo tra l'altro che per l'occasione gareggia con una bici speciale che è stata preparata proprio per questo campionato del mondo, questo per sottolineare, Luca, che veramente ormai in questi grandi appuntamenti, in questi grandi eventi le squadre sono attente su ogni particolare, su tutto insomma. Sì, l'ho visto anch'io girare nei social questa nuova bicicletta, tra l'altro munita anche con rilevatore di potenza in gara, quindi questo è un attrezzo importante soprattutto per le gran fondo, anche se nella mountain bike la potenza è veramente troppo sensibile e quindi non si riesce a tenere dei ritmi, si guarda tantissimo il cuore proprio per quello. Sono 6-7 gli atleti che in questo momento stanno guidando, Avansini, Medvedev, Paez, ci sono un po' tutti i migliori. Cosa può fare la differenza in questo momento? La gamba ovviamente, ma anche la testa? Anche la testa, il fondo, la testa soprattutto per dare tranquillità. Vedete che accelerazione che fa Paez qui. Lui fa male quando tira queste rasoiate, guarda indietro per vedere chi ha la gamba e tutto, quindi ecco, vedete come ha allungato tutti. Questo è un sintomo di una grande condizione, addirittura Medvedev si sposta e lascia gli altri. Lui insiste a questo ritmo, sta facendo male a tutti i primi di questo gruppo. Paez che tradizionalmente va sempre molto forte, fortissimo in salita, forse un po' meno in discesa, potrebbe pagare qualcosa venendo giù dalle tre cime. Sì, probabilmente lui sa che perde qualcosa sulle tre cime e quindi decide di aprire il gas sulla salita, infatti vedete che sta facendo. Eh sì, Paez, Geismayer e Avansini, questi tre intanto che sono lì in testa. Sta facendo un disastro, veramente ha alzato il ritmo tantissimo. Tra l'altro questa bicicletta è leggerissima perché ho letto deve essere sotto i 9 kg, quindi una bici veramente super. Incredibile, no? Anche l'innovazione tecnologica per questo tipo di bici, no? Parliamo di bici 6,8 kg per quanto riguarda i professionisti su strada, qua siamo insomma sotto i 10 kg, è sì, veramente sì. Incredibile. No, sotto i 9 kg, quindi sì. Togli ancora un chilo. Sicuramente lui oggi monta il 32 davanti e il 50 dietro, quindi a livello di rapportatura è una classica rapportatura da mountain bike SRAM, quindi sta facendo girare bene le gambe e sta veramente facendo disastri.
Qui immagini dall'alto che ci fanno vedere anche i distacchi sul il gruppo dei migliori, sul gruppo dei primi, con Leo Paez, il colombiano, che è lì davanti a Daniel Geismayr, l'austriaco, e poi quello con la maglietta gialla che vediamo come una formichina è invece Avancini, l'atleta brasiliano. E qua ancora grafica, le tre cime di Lavaredo, tra le cime più famose delle Dolomiti, direi anche tra le cime più famose del mondo sicuramente. Questa è la salita, è la famosa salita Coppi, diciamo, la cima Coppi, perché è la salita più dura, più lunga e dove si svetta. Da qui in poi ci sono ancora varie salite, però questa è veramente dura. Eccolo qua, allora, gli uomini, siamo sul primo gruppetto in seguitori per quanto riguarda la prova. Allora Geismayr, ma è qua, è la testa, non gli seguitori, perché Paez, Geismayr e poi Avancini con il numero 38. Massimo Panighè, il presidente del comitato organizzatore, pedali di marca che ha portato per la seconda volta il campionato del mondo mountain bike marathon in quella del Veneto, questa volta ad Aonuzzo di Cadore, le emozioni di guardare qui con noi queste immagini dopo tutto il lavoro per predisporre questa giornata, per predisporre questo appuntamento che proseguirà anche domani con gli amatori. Buongiorno a tutti. Ben trovato. Una grandissima soddisfazione, una scommessa vinta, anche perché dopo il Mondiale 2011 su Montello la voglia era quella di confrontarsi appunto anche con uno scenario, un teatro dolomitico. Una scommessa che abbiamo lanciato 2 anni fa con la candidatura dopo assegnata in quel di Doha in Qatar. Ed oggi stiamo vivendo questo momento emozionante, un campionato del mondo marathon in una location tra una delle più belle al mondo, senza aver paura proprio di dirlo ed affermarlo. Oggi una giornata di sole strepitosa, tantissima gente lungo il percorso ad incitare a seguire gli atleti. È veramente il coronamento di una sfida vinta, veramente. Tra l'altro, a differenza del sindaco, Panighel ha fatto il percorso lui sulla bicicletta, e può dirci anche il tempo che ci ha messo? 3 giorni 12 minuti. Poco importa, l'importante è come dire, passare attraverso queste Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, diciamo, e godere di queste bellezze. Diciamo che l'ultimo anno l'ho vissuto su questo percorso, perché è stato curato nei massimi dettagli, una sicurezza ai massimi livelli. Ho potuto vedere ed apprezzare e ringraziare anche qui in diretta il lavoro di tantissimi volontari che si sono impegnati. Volontari avete sul tracciato? Sono circa 650 persone impegnate, non sono poche, quindi persone, sono tantissime. Insomma. Dicevamo con l'assessore regionale allo sport Corazzari che è anche un modo per testare i comitati organizzatori anche in vista di appuntamenti sportivi importanti che organizzerà poi la provincia di Bellone e di Belluno, non ultimo forse nel 2026 le Olimpiadi, insomma, invernali ovviamente. Grande gamba di Paez, intanto vedete che sta facendo un grande ritmo per scollinare sulle tre cime, veramente sta tirando a tutta, anche perché lui sa che magari qualcosa perde, soprattutto rispetto a Avancini, perché essendo un ragazzo che viene dal cross country è più tecnico di lui, quindi cerca di avvantaggiarsi il più possibile. L'abbiamo visto più volte impegnato nella Hero e quando ci sono grandi dislivelli da affrontare, Leonardo Hector Leon Paez, colombiano, classe 1982, non si tira mai indietro. Come ricordavamo, forse un pochino il suo tallone d'Achille, la discesa rispetto ad altri atleti che ovviamente hanno, non so, forse meno paura o riescono ad avere caratteristiche migliori per affrontare il tratto in discesa. Staremo a vedere se dopo lo scollinamento sulle tre cime Leonardo Hector Leon Paez riuscirà a dare il meglio quest'oggi anche in discesa, e lì alla ricerca della conquista di una maglietta da portare, come dicevamo, per tutto l'anno. Assolutamente, anche perché se lo merita. Lui è stato è un atleta molto molto longevo, perché è anni che è lì e vince, quindi se lo meriterebbe anche un mondiale. Vedete che adesso invece è l'austriaco che lo sta attaccando, sta tenendo duro, è rinvenuto forte, stanno arrivando allo scollinamento, quindi qui è lui che è un po' in crisi, probabilmente ha chiesto troppo il suo corpo nella salita prima e sta pagando un po' questo. Gran premio della montagna, allora, tre cime di Lavaredo, davanti c'è Daniel Geismayr, dietro c'è Paez, Leonardo Paez, che per 2 volte è salito sul podio, però sempre sul gradino più basso, 2 bronzi nel 2013, nell'anno in cui vinse Christoph Sauser davanti ad Alban Lacata. Paez si classificò terzo anche nel 2015, quando
vinse l'austriaco Alman Lakata e Christoph Sauser fu secondo, quindi con a posizioni invertite per quanto riguarda i primi due posti nei due campionati del mondo in cui Paez è salito sul gradino più basso del podio, 2013 e 2015. Non è un anno dispari, vedremo se riuscirà ancora a salire sul podio, magari è l'anno pari che gli porta bene e riuscirà a conquistare questa benedetta agognata maglietta iridata da portare, come ricordavamo con Luca Bramanti, per tutto l'anno. E qui ancora Rifugio Auronzo, situati nei pressi della Forcella Longares, a 2320 metri sul livello del mare, e i paesaggi sono davvero unici. Qua è il posto più bello delle Dolomiti in assoluto, è un'icona, è una meraviglia. Adesso inizia anche una delle discese più belle, perché questo sentiero 101 ribattezzato 10+1 in ricordo dei titoli vinti da Gunrita Dalle, quindi 10 mondiali e l'Olimpiade, è un regalo per tutti i biker, è veramente una giostra, l'ho detto più volte, qualcosa che è nato dal nulla. Abbiamo preparato durante tutto il periodo primaverile estivo con i volontari di Auronzo questo sentiero, è stato reso ciclabile, era un sentiero pedonale e veramente adesso vedremo delle evoluzioni incredibili. Certo, questo è sicuramente importante. Vai Luca. Vedere questa immagine con i ragazzi che corrono su questo sentiero e lo strapiombo fa abbastanza paura, no? Ma è molto in sicurezza questo, perché sembra l'immagine dell'elicottero danno una certa, creano una certa paura, una certa incutono timore, però ricordiamo che gli altri anni si scendeva per il vallone di Lavaredo che era molto peggio, quindi abbiamo migliorato anche la sicurezza e garantito la sicurezza agli atleti. Massimo, certo. Massimo Padighel, mi viene in mente anche veramente tutto il lavoro che c'è dietro a un evento sportivo così, che poi si brucia tra virgolette in 5 ore e mezza la durata di una gara, ma il lavoro spesso è di anni, no? Questo va sempre sottolineato. È un progetto nato 4 anni fa, 3 Epic, quest'anno si conclude appunto con il campionato del mondo, però sono stati 4 anni veramente intensi con tanti problemi anche legati dal meteo. L'anno scorso una frana ci ha distrutto 2 sentieri e 1 mese della gara. Quest'anno abbiamo regalato questo 101 che è una meraviglia ed è un qualcosa che rimane permanente nel territorio, quindi lo sport non si vive solo in una giornata, ma regala qualcosa per le stagioni a venire anche per gli atleti e i praticanti. Massimo Padighel, belle parole, grazie per essere stato qui ospite con noi, davvero grazie. Abbiamo visto intanto Luca Paez davanti a Geismayr l'austriaco, e quindi insomma si è rifatto sotto il colombiano. Sì, infatti ti sta dando contro, perché tu dicevi che in discesa Paez sì, perdeva. In questo momento mi sta smentendo ovviamente. Avancini è terzo in questo momento e siamo davvero con le immagini in diretta su quello che è il terzetto che sta guidando questo campionato del mondo 2018 Mountain Bike Marathon in quella di Auronzo di Cadore. Luca. È rientrata una bella rogna perché Avancini rientrare in discesa così è un brutto cliente, diciamo, da tirarsi. Beh, per noi è bello però, no? Assolutamente un po' sì. Meno per Paez, però per noi è bello. All'inizio no? Della telecronaca abbiamo detto se le stanno dando di santa ragione. Vedete che avevamo ragione, perché sono qui che ancora sono oltre gli 80 km di gara e se le stanno dando loro, quindi in tre. Quindi è veramente particolare come mondiale e bellissimo da seguire. Bellissime anche queste immagini. Ora Daniel Geismayr, l'austriaco, è davanti, Paez è secondo, terzo con la maglia gialla, i colori tradizionali ovviamente del Brasile, Avancini che sta cercando di rimanere lì incollato, che è rientrato Enrique Avancini con il numero 36 brasiliano, classe 1989. Intanto Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, ci ha raggiunto anche lui qui, grazie per aver accettato il nostro invito. Ben trovato, queste sono le immagini dei primi tre, quali sono le sue sensazioni, Presidente? Io sono appena arrivato, ma penso che veramente sia uno spettacolo straordinario, anche perché penso che questo paesaggio sia unico e l'avevamo detto già da diversi giorni, queste nostre montagne, le nostre Dolomiti, penso che siano l'ambientazione ideale per una manifestazione di così grande prestigio a livello internazionale. Presidente, stavamo parlando anche con l'assessore regionale allo sport Corazzari, insomma vi stanno preparando qualche anno davvero intenso qui come provincia di Belluno dal punto di vista sportivo, no? Se va tutto come deve andare ospiterete solo un mondiale di sci alpino e un'Olimpiade. E beh, questo è il sogno che mi auguro veramente si possa concretizzare, perché stiamo lavorando tantissimo con la regione, come provincia, per cercare veramente attraverso anche delle associazioni, di gruppi sportivi come Pedali di Marca, di portare eventi straordinari nel nostro territorio. I mondiali di sci saranno una vetrina unica, ma l'obiettivo finale, che sono le Olimpiadi, sarà qualcosa in più,
e penso che noi abbiamo tutte le carte in regola per poter ospitare queste, queste tipi di manifestazioni che penso raggiungano il massimo a livello sportivo. Roberto Pedrin, grazie. Intanto qua siamo proprio nelle fasi quasi finali, no? Luca Vansini è avanti, sì. Geismayer, e poi c'è Leo Paez qui, si arriva in volata. Incredibile, sì, ho già visto Paez chiudere la forcella, quindi prepararsi per la volata. Dopo 100 km è veramente incredibile avere tre atleti che si giocano un mondiale in volata. Sicuramente adesso qui verrà a galla chi ha ancora quella piccola riserva di energia nei muscoli e sarà veramente avvincente. Avansini potrebbe essere il favorito perché venendo dal cross country potrebbe essere più veloce, però qua dipende proprio dalle energie che uno si è tenuto nelle gambe. Ah, problema! Problema forse per Geismayer. Va avanti adesso invece Héctor Leonardo Paez León, colombiano, classe 1982, nato infatti il 10 luglio di quell'anno. Sono loro i tre atleti che andranno a giocarsi il campionato del mondo Mountain Bike Marathon 2018 ad Auronzo di Cadore. Qua siamo veramente, non dico alle ultimissime pedalate, ma quasi. Sì, Luca. Sì, ormai ci siamo. Avete visto la lucidità dell'austriaco che è entrato un legno nel movimento centrale, nelle corone, è stato velocissimo a toglierlo, adesso addirittura si alleggerisce buttando via la borraccia, quindi oramai sanno che il destino di questo mondiale è una volata, quindi cercano di prepararsi al meglio per giocarsi questo mondiale. Luca, è al di fuori del nostro studio da dove vi parliamo a Ronza di Cadore, un pubblico delle grandi occasioni, tribune ormai stracolme di gente che aspetta questa volata tra Avansini, Paez e Geismayer, l'austriaco con la canotta rossa e i pantaloncini neri, giallo tradizionale per il brasiliano Avansini, con la maglia azzurra invece Paez, che ora sta guidando il colombiano in questo momento. Dietro c'è Geismayer e poi Avansini, Héctor Avansini, il brasiliano con la maglietta gialla, classe 1989, eccolo qui. Sicuramente il pubblico è uno stadio a cielo aperto, perché veramente oggi il pubblico ha risposto tantissimo, grazie anche a questa bellissima giornata e grazie soprattutto alla gara che ci sarà domani, perché gli amatori saranno in gara domani, quindi ne hanno approfittato per venire a vedere questi grandi campioni. E il pubblico si sta scaldando intanto. Assolutamente sì, ormai li hanno visti dall'altra parte, perché c'è la ciclabile che si vede dall'altra parte del lago, quindi li hanno visti passare e si sono tutti esaltati. Con il numero 10 la maglia rossa, allora l'austriaco Geismayer, che è momentaneamente primo, col numero 11 la maglia azzurra Leo Paez, il colombiano con il numero 38 la maglia gialla, lì a chiudere il terzetto di chi si giocherà questo mondiale. Ovviamente tutti e tre sul podio, ma la maglia che conta solo per uno. E l'ora Avancini passa in seconda posizione, resta momentaneamente ultimo Geismayer, davanti c'è Paez. 5:02:02 di gara, sono andati fortissimo, Luca. Sì, assolutamente sì, devono stare attenti adesso perché questa ciclabile, ecco, ci sono due curve abbastanza secche e soprattutto la volata non è dritta, quindi i 200 metri hanno ancora un tornante sul prato, quindi abbastanza insidioso, e poi un rettilineo abbastanza breve, quindi ci sarà da sgomitare. Paez, Avansini, Geismayer, attenzione ad Avansini che ora si riporta in avanti, Paez è secondo, Geismayer è terzo, allora il numero 38 davanti, poi passa il numero 10 Geismayer, numero 11 momentaneamente terzo è Leo Paez, li perdiamo per un secondo dietro l'albero, li riprendiamo subito, ancora il brasiliano avanti, poi Paez e poi c'è Geismayer, e sono loro tre che sono sicuramente tutti e tre sul podio, ma come abbiamo ricordato più volte già, la maglia che conta è solo una, e Paez la vorrebbe tanto questa maglietta che per tante volte gli è sfuggita, due volte è salito sul podio ma come terzo, due volte ha conquistato il bronzo, vorrebbe tanto conquistare la medaglia che pesa, vorrebbe tanto conquistare la maglia con l'iride. Avansini però è specialista del cross country, sta dando il meglio di se stesso, perde forse un qualcosina Geismayer in questo momento su questa salita, si è piantato Avansini, ma si piantano tutti e tre, quindi devono spingere, incredibile, un momento davvero particolare
particolare, ed ora tutti e tre giù dalla bici, tutti e tre a spingere, a dimostrazione di quanto è stato duro questo percorso che Alban Lacata aveva definito il mostro. Ah, sapete perché è stato un grande Avansini, da buon cross countryista, ha messo la bici di traverso, ha fermato tutti, ha visto che lui non riusciva più a scollinare e ha messo la bicicletta di traverso in mezzo. Attenzione, ora Geismayr è lì davanti, salta sulla bici, dietro c'è Avansini, resta un po' più attardato Leo Paz, il colombiano con il numero 11, che però ora sta rientrando, e qui rivediamo il momento in cui Avansini mette la bici di traverso e poi non fa più passare gli altri due, ovvero Paz e Geismayr. Questo è un atto un po' di furbizia, forse anche al limite in qualche modo. Assolutamente sì, i cross countryisti sono abituati a fare questi gesti perché capita spesso di scendere. Sicuramente l'organizzatore ha detto quel dente farà male a tutti nelle gambe. L'ha pensata davvero bene, non c'è il minimo dubbio. Grazie a Edisai, alla regia, che ci ha fatto rivedere quel momento particolare in cui tutti e tre, Paez, Geismayr e Avansini, sono scesi dalla bici dopo che Avansini si era piantato. E siamo proprio sul brasiliano in questo momento, è inquadrato dall'alto dalle nostre telecamere, dalla telecamera che posta sull'elicottero che sta seguendo questo finale davvero concitato per quanto riguarda questa edizione dei mondiali 2018 ad Auronzo di Cadore in provincia di Belluno. Siamo all'atto conclusivo, all'atto finale per quanto riguarda la gara maschile. Paez, Geismayr o Avansini, chi si aggiudicherà la maglia con l'Irire, chi si aggiudicherà la maglia da indossare per l'intero anno, chi si aggiudicherà l'oro in questa prova davvero durissima, 102 km, 4200 metri di dislivello da affrontare per questi ragazzi che sono in gara da 5 ore, 5 primi e 10 secondi in questo istante. Sì, Avansini sembra che sta cercando tutti, eccolo là, sta cercando tutti con tutte le forze di rientrare sull'austriaco, però Paez è davanti, veramente ormai stanno dando tutto. Attenzione però all'austriaco che si sta riportando sotto, lì vediamo, qui ci sono piuttosto purtroppo tanti alberi, quindi vegetazione fitta, non è facile vedere. Attenzione però a Geismayr che sta riportandosi sotto al numero 11, a Leo Paez, il colombiano un po' più staccato a Avansini, ma non è morto ancora Avansini, rientra su Geismayr. Attenzione, sono ancora alla fine di questa gara, alla fine dopo 5 ore, quasi 6 minuti di gara, sono ancora lì magicamente appaiati, nessuno vuole restare indietro, nessuno vuole restare attardato in vista della volata che si concluderà soltanto qui sul traguardo da dove vi stiamo parlando, gentili telespettatori di Rai Sport. Allora avanti ancora Leo Paez, poi Geismayr con il numero 10, l'austriaco che si sta riportando sotto, guardate, e Avansini che non molla, incredibile Luca. Ormai ci e siamo sull'asfalto. Oramai ci siamo veramente a poco. Paez ha cercato, ha fatto di tutto per attaccarli, anticiparli, perché lui non è velocissimo, quindi quello che rischia più di tutti è Leonardo Paez. Geismayr, Paez o Avansini? Avansini, Geismayr o Paez? Ancora avanti l'austriaco con il numero 10, poi dietro c'è Avansini col numero 38, Paez col numero 11, momentaneamente terzo. Si studiano, si guardano, attendono di scattare l'uno in faccia all'altro per conquistare la maglia con l'Iride, per conquistare il campionato del mondo mountain bike marathon con il numero 10, l'austriaco avanti col numero 38 Avansini, ultimo momentaneamente Leo Paez con il numero 11, aumenta il ritmo dei tre concorrenti, dei tre ragazzi che si stanno giocando la vittoria dopo 5 ore e 7 primi. Sta cercando di non fare passare davanti Avansini, ma Avansini a quanto sembra è il più veloce, quindi eccolo là che attacca adesso. Va avanti allora il brasiliano. Bella. Con il numero 38 e la tradizionale maglia gialla, poi c'è Geismayr con il numero 10, poi Paez, sono tutti incollati, incredibile, meritano tutti e tre una vittoria, ma non è possibile, quindi qualcuno farà più male agli altri due, sarà Avansini, sarà Geismayr, sarà Paez, per il momento è Avansini, avanti, non mollano però gli altri due. Avansini con tutta la grinta, con le residue energie che restano nelle gambe dell'atleta brasiliano, ma non molla Daniel Geismayr, austriaco, classe 1989, più attardato a questo punto con il numero 11 Hector Leon Paez. Avansini, Geismayr sembrano ormai i due che si contenderanno la vittoria. 250 Luca. Metri, curva secca, vedete qui, però Avansini è il più favorito sicuramente, perché adesso cercherà e avrà anche il modo di non far entrare all'interno l'austriaco. 200 metri ormai, Avansini avanti con la maglia gialla e il brasiliano, poi Geismayr, Daniel Geismayr, l'austriaco, ormai Leo Paez è fuori, dovrà accontentarsi per l'ennesima volta di un bronzo ai mondiali, niente da fare neanche nell'anno pari per lui dopo che Avansini, nel 2013 e nel 2015 ha conquistato il bronzo. Avansini avanti, non molla Geismayr, Avansini
però a questo punto va a prendersi il titolo mondiale. Ettore Avancini, brasiliano, davanti a Daniel Geismayer, l'austriaco, è terzo ancora una volta Leo Paez. Niente da fare dunque per il colombiano. Incredibile, 100 km e giocarsi un mondiale alla volata è veramente, veramente entusiasmante. La gente sta impazzendo perché veramente hanno dato e fatto vivere un mondiale incredibile. Henrique Avancini, classe 1989 dal Brasile, è il nuovo campione del mondo della mountain bike marathon e va a spodestare il trono di Alban Lacata, l'austriaco che ha portato per tutto il 2017 la maglietta. Piange lacrime di gioia per lui, per Avancini, che è stato anche furbo su quella salita a far scendere gli altri due atleti, gli altri due avversari. Lacrime di gioia dunque per Henrique Avancini, che ha vinto il titolo mondiale mountain bike marathon 2018. Urlo, liberazione per lui. Henrique Avancini è campione del mondo dopo 5 ore e 8 minuti di gara davanti a Daniel Geismayer, l'austriaco col numero 10. Paez purtroppo per lui, ma grande gara ancora una volta sul terzo gradino del podio. E arrivano gli altri. Un italiano. Sì. Porro. Sì. Col numero 5 Porro potrebbe chiudere in quinta posizione e sarebbe un risultato davvero importante. Sì, Avancini non ci crede neanche lui, anche perché essendo un ragazzo che viene dal cross country, fare un numero del genere oggi veramente è stato un grande. Ed ecco allora l'arrivo con il nostro Porro che si gioca il quarto, quinto posto. E allora si arrabbia con Ursuber, se non erro, e poi passa il nostro Samuele Porro che chiude quinto, il campione italiano marathon. Vediamo le bandiere tricolori, ma torniamo primo piano grazie alla nostra regia su Avancini. Dunque Henrique Avancini, che ha vinto il titolo di campione del mondo davanti a Daniel Geismayer, ancora Austria, ma questa volta l'Austria si deve accontentare dell'argento, non più sul gradino più alto del podio come lo scorso anno e tante altre volte con Alban Lacata, e terzo Paez, quinto il nostro Samuele Porro. Sì, Porro ha fatto una grandissima gara anche lui, si è un po' arrabbiato per la volata, però purtroppo chi lo precedeva non ha lo specchietto, quindi ha fatto la sua traiettoria, ha chiuso, lui ha cercato di entrargli all'interno, ma c'era questa famosa curvettina e quindi non è riuscito a infilarlo. Sì, lo svizzero forse era Florian Vogel. Sì, era Vogel. Era Vogel, vero? Aveva comunque la gamba per fare un quarto posto. Florian Vogel quarto, allora, e Samuele Porro, il nostro Porro, campione italiano marathon, che chiude in quinta posizione. Niente medaglia, ma grande gara comunque degli azzurri, grande gara della nostra selezione. Selecao, no? Guardando Henrique Avancini, no? Sì, sì, veramente. Ecco, rivediamo, vai Luca. Ma già qua aveva vinto, perché chi faceva questa curva per primo, soprattutto se mandi davanti uno che è abituato a fare le volate nel cross country, è normale che è difficile. Poi aveva più gamba sullo scatto, perché avete visto che l'ha staccato da ruota, quindi non c'è stata storia in volata. E vince allora Henrique Avancini, è incredibile, guarda il pubblico come si è stretto attorno al neo campione del mondo, sembrano saltati fuori da sotto le zolle. Adesso c'è veramente una marea di gente intorno a Henrique Avancini, numero 38, maglia gialla dal Brasile, è lui che ha conquistato il titolo di campione del mondo mountain bike marathon 2018 davanti all'austriaco Daniel Geismayer e a Leo Paez, ancora una volta terzo. Eccolo qua, maglietta del Brasile, ordem e progresso, quindi il brasiliano va a prendersi il meritatissimo applauso del foltissimo pubblico qui di Auronzo, da dove partiva questo campionato del mondo e dove è arrivato il campionato del mondo e dove aspettiamo, lo ricordiamo ovviamente, anche le ragazze sullo stesso traguardo, sullo stesso posto dal quale vi parliamo. Noi siamo qui nello studio di fronte all'arrivo, ancora le telecamere che indugiavano ovviamente sul neocampione del mondo Henrique Avancini. Sì, sicuramente questo ragazzo ha meravigliato un po' tutti, perché non era tra i super favoriti, sicuramente lo davano per i favoriti, però tutti pensavano che non riusciva a tenere questo ritmo per così tanto tempo. Infatti
sulle prime salite quando attaccava io sentivo un po' anche tutti i rumor degli allenatori e dei commissari tecnici, tutti pensavano che saltava, invece pensavano lui è un fuoco di paglia, ma così non è stato assolutamente, invece lui è stato anche intelligente perché a un certo punto si è messo a ruota, non ha più fatto il matto, è stato lì tranquillo e ha capito che poteva tenersi le energie per il finale, così ha fatto e così ha vinto il mondiale. E quello che vediamo invece Andreas Seewald, numero 4 germanico, che sta arrivando ora al traguardo come sesto, dietro al nostro Samuele Porro che ha chiuso in quinta posizione. Attenzione, avete visto questa curva secca che abbiamo visto prima nella volata che ha regalato a Enrique Avanzini il titolo mondiale, la maglietta, la tanto agognata maglietta con l'iride da sfoggiare per tutto un anno, da portare per tutto l'anno. Intanto ci sta raggiungendo forse Samuele Porro, che però è tornato indietro per un istante, forse ancora un po' contrariato da quella volata, però ci piacerebbe molto sentire il nostro migliore degli azzurri, Samuele Porro, che ha chiuso quinto in questo campionato del mondo in casa, in quel di Auronzo. No, ho sentito, stava entrando, solo che ha sentito l'aria condizionata accesa, giustamente lui è bagnato, non sudato, bagnato, e si sta vestendo, sta cercando una maglia per vestirsi, poi verrà sicuramente a trovarci. Sì, lo stiamo aspettando, ci farebbe davvero molto piacere attenderlo. Intanto sta arrivando Yuri Ragnoli, eccolo qua, raccoglie, guarda che bella immagine, no? I cinque, il saluto di tutto il pubblico, il calore del pubblico di Auronzo, di Cadore, provincia di Belluno in Veneto, per Yuri Ragnoli che è qui sul traguardo, secondo migliore degli azzurri. Anche il nostro commissario tecnico Celestino va a congratularsi con Ragnoli e soprattutto siamo contenti, siamo contenti per sentiamo Celestino un attimo cosa dice, scusa Avanzini, se lo riusciamo a prendere l'audio dalla flash interview per quanto riguarda l'UCI che ha organizzato ovviamente questo mondiale con l'organizzazione italiana, ovviamente con Massimo Panighel, presidente del comitato organizzatore, e Pedali di Marca che ha organizzato. Allora è tutto pronto, sentiamo. Chiediamo questi, vediamo tutte le emozioni e siamo qua a chiederti se è stata la gara più bella della tua carriera. Beh, sicuramente è stata la più dura. Oggi è davvero una giornata, un percorso molto impegnativo. Io ero in buona forma. Settimane scorse abbiamo fatto il mondiale cross country, ho perso la medaglia per un po', ho perso il podio per qualche secondi. Oggi volevo fare, volevo provarmi, e è stato incredibile. Sono stato in controllo, ma faceva fatica tutta la gara, specialmente la prima parte, Russo Medvedev, che girava abbastanza forte, e poi Kaschmeier e Leonardo che mi hanno staccato sulla salita più lunga. Sapevo che potrevo rientrare in discesa, io ero l'unico nel gruppo di testa con la full, allora ho giocato, perdevo un pochettino in salita, però in discesa mi ho divertito tanto e anche guadagnavo un po' di tempo. Non ho ancora parole, la mia vita come corritore è venuto, io sono venuto da giù in fondo, e arrivare a campione del mondo è una cosa che non ci sono parole per spiegarti. Sono più che contento, specialmente in Italia. Io abitavo qua vicino quando ho iniziato la mia carriera da professionista, allora diventare campione del mondo qua in Italia è ancora più speciale per me, incredibile. Davvero, davvero bravo. E quindi come festeggi stasera? Vediamo quanto ho di energia, ma vediamo. Almeno voglio mangiare una bella pizza con la mia squadra, perché abbiamo fatto una stagione incredibile, gare a tappe, la Coppa del Mondo cross country o short track, secondo nel ranking UCI cross country, per chiudere questa stagione fantastica, campione del mondo, no, non ci credo. Beh, direi che la pizzetta ci sta tutta, e di nuovo congratulazioni, sei stato bravissimo, complimenti. Grazie mille, grazie. Enrique Avanzini, allora neocampione del mondo marathon di mountain bike, la mia vita come atleta è cambiata, sono arrivato al top, tratteneva a fatica l'emozione. Con noi ci ha raggiunto allora subito da Samuele Porro una quinta posizione,
con un pizzico di rabbia sulla volata finale, Samuele. Sì, diciamo una sana rabbia agonistica giusto al momento dell'arrivo. Mi ha leggermente stretto per la volata per il quarto posto, però sono consapevole che quarto quinto posto non fa la differenza. Non ti nego che sono abbastanza rammaricato, ci credevamo, stavamo rientrando abbastanza bene sul finale, però purtroppo non sono riuscito a stare con i primi nel punto cruciale della gara durante il GPM al Rifugio Ronzo. Comunque sono contento, ho dato tutto, sono veramente soddisfatto. Insomma, la nazionale ha fatto una buona gara, un buon mondiale sicuramente, non arriva la medaglia, un quinto posto per te, un settimo se non andiamo errati per Yuri Ragnoli. Insomma, comunque eravate lì, eravate nel cuore della corsa, questo è importante. Poi sì, è mancato un qualcosina, però c'eravate. Sì, sono veramente felice perché oggi sapevamo che sarebbe stata dura con i ragazzi del cross country, perché sono veramente dei campioni e hanno un motore incredibile. Sono molto contento anche perché con la nazionale abbiamo fatto un ottimo lavoro. Io e Yuri abbiamo collaborato veramente tanto nelle fasi centrali di corsa. Purtroppo lui ha avuto una scivolata durante la discesa più lunga, è rimasto leggermente attardato. E a inizio gara anche c'è stata molta collaborazione con i nostri compagni, quindi abbiamo lavorato veramente bene, abbiamo dato tutto e non abbiamo rammarichi. Questo è davvero importante, grazie a Samuele Porro, ti facciamo andare perché capiamo che qua effettivamente, come ricordava Luca, c'è l'aria condizionata, non è bellissimo. Grazie per essere stato con noi, complimenti per il tuo quinto posto, complimenti al CT Mirko Celestino all'Italia. Andiamo in pubblicità, poi torniamo subito in diretta, Mondiali Mountain Bike Marathon da Auronzo di Cadore in provincia di Belluno. Pubblicità.